Vittoria e vittoria sia per l'Azzurri contro una squadra rilanciata in classifica come il Ravenna, che arrivava alla terza partita in 7 giorni dopo il pareggio del Benelli di mercoledì con il Seravezza, attendendo il giudizio finale per un ricorso effettuato. La formazione di Dossina nel frattempo cade contro la neopromossa. 4-3-3 per ambedue le formazioni alla vigilia. A dirigere la gara è Filippo Balducci della sezione di Empoli, coadiuvato da Francesco Bentivegna, di Agrigento, Giovanni Battista Citardo della sezione di Palermo. La gara, alzone pericoloso dalla bandierina, attraversano a cercare la testa di Manini con la sfera che termina al lato. Al nono la gara si sblocca, cross dalla sinistra di Ortolani. Bonaiti si inserisce, complice anche un rimpallo favorevole, non tradisce l'appuntamento con la rete per 1-0 dei padroni di casa. L'Arcione continua a fare la gara, la discesa di soldi è un invito per la girata di Cannataro. Botti si fa trovare pronto. Al 15° si vede Ravenna, cross di Spinosa, colpo di testa di Polvani che scheggia la traversa. Dopo aver subato un'occasione in contropiede, l'Arcione subisce il gol del pareggio. Macri è bravo a pennellare al centro un traversone per la testa vincente di Guidone che ristabilisce la parità in campo. Gran bel gol da parte del centravanti giallorosso. Il Ravenna si ricompone, sfiora il sorpasso. Questa combinazione tra Calì e Grazioli porta a tiro quest'ultimo. Grande risposta in angolo di Vinci. Ancora Ravenna protagonista. L'incursione di Calì, con tanto di combinazione con Spinosa, porta prima al tiro il numero 8 con Vinci che ribatte, mentre il tentativo di Spinosa viene successivamente murato in corner. I giallorossi sono ormai padroni del campo, alto traversone a quella di Spinosa, Lucigno li colpisce malamente la sfera. Nella ripresa la prima emozione scatta 12°, questo pallone gettato in mezzo, una sorta di tiro cross a cura dei padroni di casa. La replica della Ravenna è affidata a Saporetti che porta a spasso pallone marcatore, traversone al centro, Guidone non riesce ad incidere, la sfera viene raccolta da Ambrosini con Vinci che si rifugia in corner. Dall'angolo, prima della mezz'ora, esplode la gioia dei supporters di casa quando Maini, al centro dell'area di rigore, dimenticato forse la difesa ospite, infila Botti per il gol che vale i 3 punti. Il Ravenna a questo punto prova a pareggiarla, Spinosa appoggia per Saporetti, ma il numero 10 calcia in bocca a Vinci. A 36° l'occasionissima per chiuderla capita sul piede di Morselli, ma il giocatore servito dentro l'area di rigore realizza un diagonale che si perde di pochissimo al lato. Dall'angolo arriva l'ultimo tentativo di testa per il Ravenna a cura di Aruna. Vinci fa buona guardia, archiviando con i suoi una vittoria importantissima per l'Arcione, spezzando al momento i sogni di gloria del Ravenna.